Questa lettura è tratta dal blog Goofinomics del professor Bagnai. Si riferisce al post intitolato Fire Sales di martedì 10 settembre 2013. The smoke damaged merchandise was discounted for the fire sale. Economisti molto preparati, ma forse non in economia internazionale, come spesso capita nel dibattito italiano, hanno sostenuto che dovremmo tenerci l'euro perché questo con la sua forza ci protegge dal rischio di una massiccia acquisizione delle nostre imprese da parte dell'estero, i cosiddetti fire sales, le svendite. Oppure smoke sales. Quindi, come dire, quanto più è costoso l'euro, tanto più noi saremmo protetti dalle incursioni dei capitani di ventura esteri, i quali, dovendo pagare caro l'euro, si guarderebbero bene dall'acquistare le nostre aziende, le quali dunque rimarrebbero tutte in mano di proprietari italiani. Facciamo due considerazioni. La prima, gli investimenti diretti esteri, IDE, investimenti diretti esteri. Il fatto che l'acquisizione massiccia di aziende italiane da parte estera sia un rischio concreto per il paese, un pericolo in sostanza, viene ammesso perfino dall'onorevole Prodi, onorevole tra virgolette. Sentite cosa dice il decano degli economisti industriali italiani. Un caso analogo riguarda i consumi di lusso. È vero che essi sono fabbricati in Italia in grande quantità, ma molta parte del loro valore aggiunto si dirige verso le imprese straniere che hanno acquistato le nostre aziende e ne incassano perciò i margini commerciali e i profitti, in generale assai superiori ai ricavi che vanno alla produzione. Messaggero 17 agosto 2013. La traduzione di questa frase dell'onorevole Prodi in linguaggio, diciamo, volgare, è la seguente: gran parte del reddito relativamente alle aziende che producono consumi di lusso, gran parte del reddito di queste aziende va all'estero, e cioè a chi ha comprato dall'estero le nostre aziende. In Italia resta solo il salario, il magro salario dei lavoratori. In sostanza, l'acquisizione di aziende da parte dell'estero porta ad un efflusso di valuta dal paese e ad una perdita di valore delle nostre aziende e i margini commerciali sono, i margini commerciali e di profitti vanno all'estero, mentre in Italia restano soltanto parte dei ricavi. E precisamente resta soltanto quello che è il salario dei lavoratori. Seconda considerazione: l'euro ci protegge? L'entrata nell'euro prima e la crisi poi hanno determinato un'impennata delle acquisizioni di aziende italiane da parte dell'estero. Basta guardarsi le serie storiche. La serie degli IDE, degli investimenti diretti esteri
in entrata, i famosi afflussi di capitali. E allora c'è qualcosa che non torna nel discorso di quelli che dicono la valuta forte protegge l'azienda nazionale dalla svendita, perché le svendite sono andate aumentando quando la valuta era forte, quando l'euro era forte. E quello che non torna in sostanza è sempre la stessa cosa in queste affermazioni. La mancanza delle basi di conoscenza dell'economia internazionale e in particolare la scarsa conoscenza della letteratura teorica ed empirica sul commercio internazionale. La gente, in sostanza, continua a pensare, a credere e a raccontare che l'euro sia stato messo su per rendere la vita facile ai turisti che vanno all'estero. Quindi non devono cambiare valuta, si usa sempre l'euro, passando ad esempio dall'Italia alla Francia. O per rendere la vita facile alle ditte di import-export. Ma noi sappiamo, e lo si sapeva anche prima dell'euro, che i vantaggi dell'euro misurati in questa dimensione, cioè diminuire le transazioni per l'acquisto delle valute, migliorare le condizioni del commercio estero, i vantaggi dell'euro misurati in questa dimensione sono stati irrisori e lo si sapeva. Le transazioni commerciali risentivano e risentono tuttora del rischio di cambio in modo molto limitato e quindi non le fermano, non le bloccano, non le diminuiscono in sostanza. Perché? Perché i mercati finanziari consentono efficaci coperture a breve da questo rischio di cambio. E l'euro non ha d'altra parte neppure spinto il commercio intraeuropeo, come ora tutti hanno visto. E allora bisogna capire qual è la ragione per cui è stato introdotto l'euro, non quello di rendere la vita facile ai turisti, non quella di incrementare il commercio intraeuropeo, non quella di proteggere l'import-export dal rischio di cambio. La ragione è stata quella di proteggere, di consentire e proteggere i movimenti di capitale a medio-lungo termine dal rischio di cambio. Cioè favorire in sostanza la discriminazione, la circolazione indiscriminata dei capitali all'interno dell'Eurozona, senza più alcun rischio. Capitali che vanno dalla Germania all'Italia o dalla Germania alla Grecia non rischiano più problemi sulla svalutazione delle valute in cui vengono investiti. Quindi l'euro consente la circolazione dei capitali all'interno dell'Eurozona senza alcun limite. L'euro è allora un pezzo importante, anche se locale tutto sommato, cioè delimitato all'Europa, è un pezzo importante di globalizzazione. Che non sembra una cosa di sinistra, perlomeno non quella basata sul fatto che il capitale vada liberamente dove gli pare a fare quello che gli pare in assenza di qualsiasi controllo dello Stato. Questo ovvio dato di fatto non esclude che ci potessero essere anche delle buone intenzioni nella creazione dell'euro e che ci siano magari anche stati sporadici buoni risultati, ma il punto è che un progetto fatto per favorire la circolazione, cioè i deflussi e gli afflussi di capitali, crea evidentemente in se stesso, in re ipsa, un ambiente favorevole all'acquisizione di aziende da parte di capitali esteri,
E questo è stato quello che è avvenuto. Dunque l'euro che ci dovrebbe proteggere dalla svendita del patrimonio nazionale, in realtà lo ha favorito. Attenzione, ovviamente la cosa vale nei due sensi, si intende, anche noi avremmo avuto più facilità nell'acquistare aziende estere. Ma qui subentra la mens rea di Bruxelles. Chissà perché quando ci muoviamo noi per acquistare, se tentiamo di farlo nei confronti dei paesi del nord, sono sassate nei denti. E allora basta con la storia che l'euro ci protegge dai fire sales, cioè dalle svendite della ricchezza nazionale. L'euro è la svendita del patrimonio nazionale. Perché quando si acquista un bene all'estero, i prezzi rilevanti sono due: quello della valuta estera e quello del bene estero. L'euro cosa ha fatto? Distruggendo la redditività delle aziende italiane, poiché ha chiuso i mercati di sbocco delle aziende italiane, poiché è avvenuto il collasso del mercato interno in Italia, favorito dalle riforme a base di flessibilità. Allora l'euro, distruggendo la redditività delle aziende italiane, attraverso la chiusura dei mercati di sbocco, attraverso la flessibilità e l'austerità interna, l'euro ha fatto crollare il prezzo delle aziende italiane non più capaci di sostenere una redditività adeguata. Quindi il prezzo delle aziende è crollato molto più di quanto il prezzo della valuta, l'euro, sia aumentato o potesse aumentare. Da un lato, nei primi anni dell'euro si è avuto un apprezzamento dell'euro nei confronti delle altre valute, ma il crollo delle aziende italiane è stato ben superiore. E infine da 2 o 3 anni è crollato, da 2 o 3 anni a questa parte, facendo riferimento alla data di questa lettura, cioè i primi di gennaio del 2018, da 2 o 3 anni a questa parte è crollata anche la valuta, l'euro, nei confronti delle valute straniere, a seguito della politica accomodante di Draghi. Quindi questo punto la valuta non ci ha più protetto neanche dal punto di vista del concetto di valuta forte. E quindi le nostre aziende non più protette neanche dalla forza della valuta e avendo perso redditività sono tuttora in balia dell'attacco del capitale straniero. Ma non ci si riferisce solo al prezzo delle aziende quotate in borsa, ci si riferisce anche alle aziende non quotate che a fronte di cali importanti del fatturato sono spesso costrette ad accettare offerte di liquidazione sotto prezzo da parte dell'estero. Un crollo della quotazione di un'azienda del 20% le rende del 20% più convenienti per l'investitore estero, ma non aumenta la sua competitività di prezzo sui mercati e quindi non le dà strumenti per resistere a queste offerte di acquisizione dall'estero. Mentre un'eventuale svalutazione della valuta nazionale del 20% renderebbe l'azienda certamente più conveniente del 20% per l'investitore estero, ma al contempo
rilancerebbe la sua competitività di prezzo, cioè la sua capacità di generare fatturato e profitti e quindi di resistere. In Italia quello che succede è la prima cosa, ma non può succedere la seconda perché non possiamo svalutare la nostra valuta. Siamo costretti dunque a subire l'attacco del capitale estero e non siamo più protetti dalla valuta, l'euro, che ha perso valore nei confronti delle valute straniere, segnatamente il dollaro, in questi ultimi 2 o 3 anni, e naturalmente non siamo più protetti neppure dalla redditività delle aziende italiane, le quali hanno visto crollare la loro redditività. Quindi sono diventate evidentemente dei bocconi facilmente conquistabili del capitale estero. E allora chi vuole l'euro vuole lo sterminio e la vendita a saldo di quello che resta delle nostre aziende, che valgono sempre di meno in termini commerciali, in termini cioè reddituali, né sono, al contrario di quello che propagandisticamente si dice, ne sono più protette neppure dalla valuta. E visto che le aziende appartengono ai capitalisti, se vogliamo pensare che il capitalista è cattivo ed è un nemico del proletariato a prescindere, la svendita allora delle aziende italiane può anche essere vista come una cosa di sinistra, e così può essere visto l'euro. Se vogliamo, possiamo anche illuderci che il capitalista straniero sia più bravo di quello italiano e che quindi per difendere il posto di lavoro di chi ce l'ha, magari fregandosene delle prospettive di chi non ce l'ha, il compito del sindacato debba essere quello di favorire le varie svendite. Salvo poi pentirsene quando i lavoratori italiani vengono licenziati, gli stabilimenti chiusi e con il conseguente trasferimento all'estero di tecnologie, marchi, eccetera, eccetera. Un impoverimento continuo e progressivo del tessuto industriale italiano. Finché l'Italia usa una moneta straniera, l'euro, se un'entità residente in Italia, ad esempio un'azienda di proprietà estera, un'azienda italiana acquisita da una proprietà estera, ecco, se un'entità residente in Italia deve fare pagamenti all'estero, ad esempio per corrispondere alla casa madre estera dei profitti realizzati in Italia, bisogna che la valuta straniera, l'euro, utilizzata per pagare all'estero questi profitti, bisogna che questa valuta sia entrata in Italia in qualche modo. Cioè il deficit di pagamenti con l'estero, determinato dalla necessità di rimpatriare i profitti all'estero, deve essere compensato da un surplus da qualche altra parte. E come si fa? E come si corregge il saldo delle partite correnti? Lo si sa, con l'austerità. L'austerità serve a riequilibrare il saldo delle partite correnti. Quindi chi vuole l'euro vuole in sostanza un lavoratore licenziato dall'investitore che ha acquistato l'azienda italiana, perché questo accade spesso e volentieri. E poi tartassato a valle dallo Stato italiano perché bisogna fare sacrifici per onorare i vari impegni con l'estero, fra i quali anche quello di remunerare il capitale del capitalista estero che ti ha licenziato. È opportuno che si apra a sinistra una riflessione seria, basata non
non dico sulla teoria economica, ma almeno sulla contabilità nazionale, sui numeri. Certo che se partiamo dal presupposto che la contabilità nazionale è qualcosa di destra, perché l'ha usata Keynes, che non era marxista, non andremo da nessuna parte.